Mi trovo ad Omignano, precisamente nella frazione Omignano Scalo, con il sindaco Raffaele Mondelli di questo comune. Allora, sindaco, prima giornata di un importante progetto che il vostro comune ha appunto organizzato. Sì, infatti abbiamo organizzato questa iniziativa in collaborazione con il comune di Nocera Inferiore, il comune di Sarno, San Bernardino Torio e l'associazione La Perla. Ha come obiettivo appunto la prevenzione. Purtroppo il Covid ha rallentato le attività di screening e di prevenzione sul nostro territorio. E basti pensare che abbiamo un ritardo di circa 6 mesi, la media di 6 mesi di ritardo nei paesi europei. E il Covid c'è e va affrontato in modo responsabile, però bisogna considerare e tenere presente che le altre malattie non sono andate in ferie. E quindi l'iniziativa è un'iniziativa importante perché? Perché da uno studio recente si è dimostrato che bisogna assolutamente recuperare questo ritardo nella prevenzione, nelle attività di prevenzione, perché il rischio è molto elevato. Io sono chirurgo oncologo e lavoro nell'azienda ospedaliera universitaria di Salerno, nella Breast Unit. Questa mattina in particolare noi siamo impegnati qua sul fronte della prevenzione del tumore al seno, che è comunque il tumore più frequente nella donna. Circa il 30% dei tumori, tutti i tumori femminili, sono tumori del seno. Pertanto, l'informazione è fondamentale per la prevenzione. La prevenzione è fondamentale per la diagnosi precoce e la diagnosi precoce è fondamentale per guarire le pazienti. Io sono una portavoce dell'associazione La Perla, è un'associazione che opera da circa 10 anni su tutto il territorio nazionale. E siamo particolarmente vivaci nelle zone di periferie. Perché abbiamo scelto le zone di periferie? Perché vengono sempre un po' abbandonate. Il nostro ruolo è proprio quello di svolgere un ruolo nevralgico tra i servizi territoriali e la comunità. Purtroppo veniamo da un anno abbastanza particolare, però questo non ci ha fermato. Non ci ha fermato perché noi professionisti sanitari, professionisti della salute, dobbiamo comunque incidere sulla prevenzione primaria. Il ruolo dell'associazione è proprio quello di incidere sulle malattie croniche, sulla prevenzione dei tumori e io qui stamattina sono in compagnia di due eccellenze dell'azienda universitaria ospedaliera Ruggi di Salerno, il dottor Esiano e la dottoressa Angrisani, che è un dirigente medico della clinica endocrinologica e diabetologica. Eh sì, perché l'obesità è fattore che predispone oggi più di ogni altro, oltre alla familiarità chiaramente, alla malattia diabetica e in quest'ottica curare l'obesità per prevenire il diabete. E quindi siamo qui per questo, diciamo, meraviglioso obiettivo.